Renzo entra in città e bussa alla porta di Donna Prassede, la signora presso la quale Lucia aveva trovato ospitalità dopo il rapimento. Gli rispondono che Lucia è al lazzaretto, il luogo di raccolta dei malati. Renzo viene scambiato per un untore, colui che, secondo una falsa credenza, diffonderebbe il contagio volontariamente, ma scappa dalla folla inferocita, saltando sul carro dei monatti. Al lazzaretto Renzo incontra Fra Cristoforo, che gli mostra Don Rodrigo morente. Il frate spinge il giovane a perdonarlo e a pregare per la salvezza di chi gli ha causato tante sofferenze. Renzo incontra finalmente Lucia, che gli rivela di aver fatto un voto di castità. I due cercano Fra Cristoforo, che scioglie il voto. Renzo torna dal cugino. Anche se la giustizia non lo cerca più, decide di trasferirsi nel Bergamasco. Don Abbondio apprende la notizia della morte di Don Rodrigo e solo allora si convince a celebrare le nozze tra Renzo e Lucia. That's all, folks.